Capure? Signor, scusi, Marco? No, Vanni Zagnoli. Sognoli, un attimino che verifico. Zagnoli come Zara, proprio, no? Ah, ok, scusi. Prego, prego. Ah, sì, Vanni. Sì, avete queste belle voci squillanti da telemarketing, Sì, la chiamo dall'azienda New Line, depuratore ma... dell'acqua. Sì, certo. Squillante come la precedente, mi dica pure. Ah, sì, allora, niente, Sì. noi Sì. siamo un'azienda che produciamo direttamente noi gli impianti di depurazione dell'acqua. Partiamo da una microfiltrazione fino ad arrivare all'osmosi inversa, dipende dal tipo di acqua che il consumente riscontra, le faremo comunque un'analisi. Allora, a tal proposito, le diamo modo di valutare con una consulenza assolutamente valutativa e senza impegno, dove le faremo appunto l'analisi dell'acqua. Il consulente, poi in base a ciò che ne deriva, le farà vedere i depuratori che abbiamo, quello che rispecchia le sue esigenze, le darà i costi ovviamente vantaggiosi, poi alla fine potrà decidere se aderire o meno all'opportunità. Tutto qui. Ecco, dottoressa, mi scusi, io mi riferisco in particolare a due appartamenti, a un posto in cui l'acqua che ho non è potabile. Il vostro intervento è solo per migliorare un'acqua, cioè l'acqua del rubinetto piuttosto che, ma dove è già potabile, cioè non si fa l'intervento alla fonte, nel pozzo, insomma, nel Perché passaggio... lei ha un pozzo? Sì, io, cioè, mi scusi, io la chiamo da dove abito e dove decide mia moglie, quindi gliene posso anche parlare, ma è un discorso diverso. Altrove, a 6 chilometri e mezzo da dove abitiamo, sono proprietario di due appartamenti e una mini spa, che poi sto usando poco, ma diciamo mi serve da toilette, ogni tanto vado lì a scrivere, e mi scusi, sì, al lavoro. E poi ho un capannone di fianco, sono tutte cose mie, al di là dei mancati affitti, al di là di tutto quello che vivo. Ma intendo, dottoressa, lì nel pozzo l'acqua non è potabile, la facemmo analizzare tipo 6 anni fa, non mancava tantissimo a che fosse potabile. Poi per la verità un conduttore disagiato che mi ha pagato solo 100 euro in... 100 euro di spese in 8 anni, per il resto non ha pagato nulla. Questo signore l'ha sempre bevuta e non ha avuto malattie per questo. E, perché insomma era fatto a modo suo, ma c'erano in casa, adesso un appartamento vuoto, c'erano 10 gatti e 2 cani, per renderle l'idea del posto. Ecco, le chiedo, la vostra azienda interviene anche sul pozzo oppure solo che so, qui dove abitiamo arriva l'acqua dell'acquedotto, la miglioriamo affinché possiamo bere questa. Noi ci trattiamo entrambe le cose. Sì, per quello le dicevo che comunque, perché abbiamo anche i potabilizzatori, cioè io le mando il consulente appunto così le spiega anche il tutto e le risolve il tutto quanto. Bene, hai idea dei costi per il potabilizzatore? Allora, per quanto riguarda i costi, no, Ok. abbiamo vari tipi poi. Le dà proprio il costo anche il consulente. La consulenza per noi è assolutamente senza impegno. Anche per lei ovviamente ci mancherebbe, è gratuita, almeno comunque riceve le informazioni da parte di un tecnico specializzato. Bene, hai idea di come funzioni? Che so se appunto ci sono... quello che l'ho detto, quattro destinazioni, cioè due appartamenti, un locale, quello che le dicevo, la chiamo mini spa, insomma, Sì. per rendere l'idea, e il capannone. Dico, hai idea di come funzioni? Se ne servano quattro di potalizzatori, no, spero ne serva solo uno vicino al pozzo. Sono Certo, tutte sì, per cose. quello sì, mi sono Ok, soltanto uno, io bene, credo, poi bene, prenda con le pinze quello bene. che No, dico io. certo. Vabbè, allora niente, aspetto. Niente, Aspetto se mi il... dà, sì, Sì, vuole co... parlarne con sua moglie No, o no, no, devo no, seguire beh, l'appuntamento? laggiù, dottoressa, decido io. A casa dove abitiamo so già che sono suo, che so già che mia moglie non è d'accordo, quindi non... Cioè, Ok. dico, Ok, se no prendiamo dove abitiamo l'appuntamento. non... No, dove abitiamo magari gli chiedo qualcosa quando viene, magari passiamo anche di Certo, qua. sì, Ma certo, si farà anche così. il mio interesse, dottoressa, è laggiù. Consideri, come Ok. dicevo alla collega, che
Anzi, le chiedo scusa perché avevo la suoneria annullata e non avevo visto la chiamata. Ci mancherebbe. Consideri che, tanto più adesso che sono raffreddato, io dormo la mattina anche fino al pomeriggio inoltrato, quindi tipo mi trovo di sicuro tipo dalle 16, alle volte dalle 17, poi non esiste, alle volte E magari. se vuole possiamo fare, lei su Reggio Emilia? Sì, io sono a Reggio Emilia. Possiamo fare giovedì alle 18. Aspetti che guardo, voglio vedere se ho partite o... Mi scusi, un attimo solo. Voglio vedere se ho qualcosa quel giorno. Da dove mi chiama lei? Sì, che azienda è? Di dove è, dico? Ma ci occupiamo di Spedalia. No, perché la sua collega mi parlava di un'azienda in zona, insomma, non è che siate tanto in zona, però. Allora, mi dica No, pure, abbiamo sia per l'assistenza sì, che nelle altre zone. sì, giovedì può andare, a che ora quindi? Alle 18 le può andare bene? Sì. Allora, è Reggio Emilia città? Beh, periferia. Allora, Periferia? via Berneri, Camillo Berneri, 2/1. 2/1. La Va bene, località dimmi una frazione. è Pieve Modolena, ovvero fra Cella Pieve Modolena, barra Cella, barra Roccocesi, al confine fra tre località. Ma ha capito bene il nome della via? Non ci credo. Come fa? No, Via Bernari. vede che non ha capito. Via Via? Camillo Berneri con la E. No, cioè, Camillo Berneri, cosa le ho detto prima? 2/1. Cioè, le tecniche di marketing, la voce stentorea, questa grande, poi però, no, è che Bernari sul navigatore non viene fuori, capisci? Aspetti un Via Camillo attimo, Berneri, sì. 2/1. Di nuovo si chiama, che mi prendo l'appunto, Claudia New Line. New Esatto. Line, molto bene, allora. Questo è il Perfetto. numero dell'azienda, non è il suo, immagino, Esatto, sì, bene. dell'azienda, esatto. Ok, bene. Va bene. Ok, allora ci vediamo il 21 dicembre alle ore 18. Bene, mi scusi se avessi un contrattempo. Mi lascio una Chiami mail che... tranquillamente su questo numero. Una mail non me la lascio, che magari mi è più comodo, Sì, la magari... mail però le arriva poi in amministrazione, invece su questo chiamo direttamente io perché proprio mi occupo dell'area appuntamenti. Va bene, allora la ringrazio. Perfetto, Arrivederci. gentilissimo lei, una Grazie. buona serata. Arrivederci, Grazie. arrivederci. Mamma mia. Cioè, non solo, ma non avevo dubbi, sono anche incapaci proprio. Cioè, non capisci neanche il nome di una strada e non lo chiedi neanche. Uno ti dice Berneri, scrive Bernari, ma sei, cioè, mi spiace, ma... No, la privacy.